Potrebbe essere ufficializzata entro la prossima settimana la ricandidatura del sindaco uscente di centrodestra al comune di Montesilvano, Ottavio De Martinis. È quanto dichiarato stamani il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Stefano Cardelli, il quale ha ribadito che il partito di Giorgia Meloni non ha mai posto alcun veto sulla sua ricandidatura. Le voci degli ultimi giorni parlano di frizioni all'interno della Lega di Montesilvano sulla ricandidatura di De Martinis, il quale, dal canto suo, si sarebbe detto pronto per presentarsi con una lista civica. Ma Cardelli non entra nel merito delle vicende in casa del partito di Salvini e ribadisce che la posizione Fratelli d'Italia è quella di rispettare quanto deciso nel tavolo regionale dello scorso mese di ottobre. La posizione di Fratelli d'Italia è quella di rispettare il tavolo regionale che c'è stato nel mese di ottobre, in cui è passata la linea della ricandidatura degli uscenti, quindi Ivan Costantini a Giulianova, Ottavio De Martinis a Montesilvano e Carlo Masci a Pescara. A questo sono succedute tante riunioni in cui a me non risulta una spaccatura in Fratelli d'Italia, come ho letto oggi da qualche parte. Noi siamo convintamente schierati con Ottavio De Martinis. Adesso la loro posizione non la conosco per adesso, però noi siamo con Ottavio De Martinis. Io smentisco che all'interno di Fratelli d'Italia ci sono rotture, assolutamente, anzi ieri mattina o l'altro ieri mattina è stata fatta una riunione con tutti i membri del consiglio comunale, gli assessori. Noi abbiamo la più alta rappresentanza dentro al comune di Montesilvano e c'è stata l'unanimità sulla persona di Ottavio, ma è una cosa già assodata da tempo. Quando potrebbe essere ufficialmente annunciata la ricandidatura del sindaco uscente? Io credo che sia la settimana prossima sicuramente, adesso ci sono questi eventi, settimana prossima sicuramente, non credo che ci sia nessun tipo di ostacolo.